Non è il misfatto, ma il suo annuncio che fa infuriare gli uomini. Così protesta Cassandra nel racconto di Christa Wolf, ed è perciò Cassandra il nome della mostra multimediale che racconta in retrospettiva i fatti e le idee che hanno segnato l'Italia e il mondo nell'ultimo decennio. Nel 2001 a Genova un ampio movimento civile si riunì per opporsi alle politiche neoliberiste dominanti nel pianeta. Le analisi del forum svilupparono previsioni che si sarebbero poi avverate nel corso degli anni, dallo squilibrio finanziario globale alle guerre nel vicino Oriente, profezie che non influenzarono il corso degli eventi ma crearono consapevolezza diffusa. Oggi la mostra ripercorre la storia del decennio attraverso i temi della crisi mondiale, il precariato e le condizioni del lavoro, le repressioni, le vicende dei migranti, coi disegni di Botero, le fotografie di Francesco Cito e Fernando Moleres, le vignette di Altan, Vauro e Delle Cappa. La mostra sarà inaugurata quest'oggi alle 18 e resterà al PAN ad ingresso gratuito fino all'11 dicembre. Inauguriamo la stagione espositiva del PAN con la mostra Cassandra, una mostra di fotografia etica. Ci auguriamo che i giovani possano partecipare, che possano venire qui le scuole, gli studenti. Faremo in modo che questa struttura, il Palazzo delle Arti di Napoli, sia sempre più un centro propulsivo per le arti e per il linguaggio del contemporaneo. E da questo mese è in distribuzione il periodico Panzin, che informa sugli eventi, le mostre e gli spettacoli che si svolgeranno al PAN.